sono le termocamere, l'ultimo ritrovato della tecnologia per misurare la temperatura corporea e rispettare anche tutti i dettami di legge. Di questo ne abbiamo parlato con un'azienda aretina che le sta fornendo sia nell'ambito pubblico che in quello privato. Sì, questa che vedete nelle mie mani è un oggetto che viene da One, costruito appositamente per i problemi che ci sono laggiù, che adesso purtroppo sono anche nelle nostre zone. È una termocamera portatile che praticamente rileva a 2 metri di distanza la temperatura del corpo umano all'interno degli ambienti. È il prodotto che in questo momento a livello europeo viene venduto in maggior parte, in quanto l'utilizzo è molto semplice e i costi sono veramente abbastanza contenuti. È uno strumento che è stato utilizzato anche all'interno dell'ospedale San Donato, grazie peraltro a una donazione assieme alla Lilt, però ecco, permette proprio il rispetto di tutte le norme, quindi il distanziamento e le norme sanitarie che dobbiamo rispettare, insomma. Diciamo, la funzione fondamentale di questo oggetto è che si utilizza a 2 metri di distanza dal visitatore del nosocomio o dell'azienda. Quello che viene fatto in questo momento da tutte le aziende e da tutte le altre situazioni è quello di usare i termometri o a raggi infrarossi o quelli da orecchio. C'è un po' da discutere perché chiaramente l'operatore è costretto ad avvicinarsi al paziente o al visitatore, quindi siamo un po' fuori norma. Chiaramente noi sono 3 mesi che facciamo i test di tutti i tipi, questa qui ha uno 0,2 di scarto, quindi praticamente quasi nulla. Considerate che il termometro ad orecchio, noi abbiamo avuto dei casi che non voglio neanche dire, perché si parla di 2-3 gradi, se sono persone che hanno magari un po' di peletti nell'orecchio, ecco, scusate. E noi abbiamo fatto i test con tutti i tipi di termometro, anche quelli sotto braccio, quelli che mettiamo alla testa, laser. Il termometro laser è un grande problema, che se la persona è stata al sole rileva chiaramente una temperatura sbagliata.